Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse. Il soggetto è importantissimo qui, ancora di più perché è sottinteso e ci sollecita a cercare nella logica delle situazioni, ma anche nella logica della struttura della famiglia. Chi è che presenta un bambino? Perché questi bambini arrivavano a Gesù o volevano arrivarci, ma ci voleva qualcuno che li presentasse. Secondo voi chi poteva essere a portare i bambini da Gesù? I genitori? Non gli estranei, i genitori, i parenti, fratello più grande, una sorella più grande. Portavano i bambini da Gesù perché li toccasse. E come mai concepivano questo desiderio? Voglio che Gesù tocchi il mio bambino. Perché Gesù è l'eterno bambino, è l'innocenza eterna, è la purezza e la santità eterna, è la calamita di tutti gli innocenti. E perciò ci tiene a dire espressamente Gesù: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che gli fosse messo una macina di mulino al collo e fosse buttato nel mare. Vedete che sentenza terribile. Non si possono allontanare gli innocenti dall'innocenza eterna. I bambini così spontanei in ogni gesto, in ogni parola, si trovano nella condizione adatta, proprio direi propizia, per essere amati da Gesù. Ma Gesù faceva anche qualcosa di più, vediamo. Essi l'avvicinavano a Gesù perché li toccasse. Lo sbaglio degli apostoli era quello di allontanarli temendo che essi potessero disturbare Gesù. No, la santità, l'innocenza, la purezza del cuore, dell'anima, non disturba Gesù. È venuto per ricostruire un'umanità nuova su queste virtù.
Gesù, quando vide che i suoi discepoli con un'errata premura allontanavano i bambini da lui, li rimproverò, addirittura, dice San Marco, si indignò, concepì un'avversione profonda contro questo gesto ignorante, premuroso ma ignorante. Si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me, lasciate, preparateli, educateli, incominciate a insegnare ad essi come si crede, come si manda un bacio a Gesù, alla Madonna, ai santi, come si prega Gesù dalla mattina. Il primo gesto da fare è un segno di croce. Vieni, ti sei svegliato, sì, adesso ti fai il segno di croce. Vai, vieni, fa colazione, poi vai a scuola, stai attento. Ma il primo segno o segnale proprio di condotta è quel segno di croce. E aiutate i bambini a compiere questi gesti e a capirne il significato. Non vi annoiate, non vi impazientite, perché andate di fretta e dovete fare mille cose. La prima cosa da fare è questa, e fatela. E se il bambino vi fa domande, ascoltatelo, prendete l'occasione per spiegare quelle cose che costituiscono poi la sapienza della vita cristiana. Lasciate che i bambini vengano a me. La Chiesa si dedica ai bambini per mezzo delle anime consacrate, soprattutto le donne che si consacrano alla vita di servizio nella Chiesa, vengono affidati ai bambini. Che opera benefica! Nei secoli le donne sante, suore, monache, si sono dedicate alla cura dei bambini. Voi forse non avete sentito dire mai dei bambini che venivano abbandonati davanti alla porta del monastero, del convento, adesso di qualche ospedale. Sono quei bambini ripudiati ma non uccisi, perché 40 anni fa in Italia le donne sposate, le madri, furono autorizzate ad assassinare, a trucidare i figli che avevano nel seno. Fecero le battaglie per ottenere questo dalla legge, l'hanno ottenuto e adesso pagano il prezzo. Le donne, le madri uccidono i bambini e gli uomini uccidono le donne. Si stupiscono, si arrabbiano le donne, ma non ricordano che esse hanno chiesto a Dio la violenza. Dio non l'ha concessa, l'hanno chiesta agli uomini gliele hanno concesse e adesso sono nello stesso tempo autrici e vittima di violenza. È così, è una legge inesorabile nelle generazioni umane, nel rapporto umano. Se c'è Gesù, allora c'è il bambino, c'è la vita, c'è la gioia, c'è la speranza, c'è l'amore. E questo è il regno di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra. Questo è. Non è soltanto una promessa futura, il paradiso dove il Signore ci attende per l'eternità, ma è una vita nuova, una mentalità nuova, un rispetto nuovo della vita. Dice San Giacomo, l'avete ascoltato? Amatevi gli uni gli altri, aiutatevi, confessatevi anche a vicenda, ungete il malato,
pregate intorno a lui, chiamate i presbiteri per la vita, tutto questo per la vita. Ecco allora che le parole di Gesù diventano per noi una santa legge, una legge consolante. Io vi dico che ad essi, a questi bambini, appartiene il regno di Dio, fin da quando capiscono e ricevono il sacramento, ricevono il battesimo, essi entrano a cantare le lodi nel regno di Dio. E voi ricordate la storia tragica dei bambini innocenti fatti uccidere da Erode? Dice che il Vangelo, e Rachele non voleva essere consolata perché essi non sono più, ma il Signore ha dato una palma a ciascuno di loro e in eterno canteranno per la vita che hanno ricevuta e per la gloria che hanno ricevuto, per la vita che hanno data. Che legge di vita è tutto il Vangelo, è tutta la nostra fede e la nostra speranza. Pensiamo in questo mese di maggio alla Madonna che ha dato la luce e ha portato nel seno il Figlio di Dio. Con quanta umiltà si è autodefinita la serva, ma è la madre di Gesù e la regina del cielo e della terra. Quanto amore per quel bambino. Lei sapeva di portare il Figlio di Dio nel seno. Io immagino a volte nei 9 mesi quanti atti di amore la Madonna avrà concepito, avrà espresso a quel bambino che portava nel seno. Con quanto amore l'ha allattato, l'ha educato, l'ha portato in braccio, con quanto amore continua a difendere Gesù dai peccatori e ci chiede, ci chiama, ci raccoglie intorno a sé per essere aiutata. Quando la Madonna appare a Lourdes, a Fatima, e chiede la preghiera, chiede la recita del rosario, e cosa vuole dire? State con me, pregate con me, come ha detto Gesù nel Getsemane a Pietro, Giacomo e Giovanni: vegliate con me, pregate con me. E la Chiesa lo fa. Vedete, noi prima della celebrazione dell'Eucaristia, del sacrificio di Cristo, noi diciamo 50 Ave Maria, 50 rose, facciamo un rosario intorno all'altare. La vita che deve appartenere al Signore perché noi possiamo godere nell'eternità incomincia proprio qui, intorno a quest'altare, nel ricevere Gesù e nell'adorare Gesù insieme alla Madonna e insieme a tutti i santi. Oggi celebriamo la festa di San Filippo Neri, un sacerdote meraviglioso, umile e caritatevole, ha prodigato tutte le sue energie per attirare al Signore le anime. Quanto ha amato e fatto amare, i bambini lo cercavano, era la calamita dei bambini e sapeva esprimersi così bene in un linguaggio adatto ai piccoli, per cui poi questi dovunque lo cercavano, gli saltavano addosso e diventavano i più cari amici suoi e amico anche degli altri santi. Fu a Roma proprio, contemporaneo di San Felice da Cantalice, e quando si incontravano si abbracciavano come amici che tornavano dal lungo viaggio, magari si erano incontrati il giorno avanti. La santità, con questo tocco di infanzia dolcissima e sapiente, offre e dona. Chiediamo allo Spirito Santo di non lasciarci a metà strada e chiediamogli proprio di sapere chiedere perdono a Dio
e ricevere l'abbondanza della sua grazia. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Filippo Neri, con Dio sincero, con l'uomo gioioso, tu porti il sorriso di ogni stagione. Non sogni l'ascesi con rigide regole, la via è sicura, nutrita d'amore. Sei pio e gentile, simpatico, arguto, faceto e vivace. Sei Pippo per tutti. Sei nato a Firenze, adotti tu Roma e Roma t'adotta, ma senza programma. Città degli apostoli e terra di martiri, sostare in preghiera, ragione di vita. Tu sei pellegrino nel centro del mondo, ma senti nel cuore che qui sei di casa. Carriera e successo, qui sogna la gente. Tu brami lo spirito che dona Gesù. È lui che dilata e riempie il tuo cuore. La fiamma che arde è accesa per sempre. Ti vuol sacerdote, pastore di anime, si prega e si canta nel tuo oratorio, e preti e laici si uniscono a te. Tu guidi e confessi, istruisci e conforti. È in Vallicella la culla dell'opera, il Papa lo vuole e tu obbedisci. Tuttora la gente ti cerca e ti chiama, il santo più lieto che Roma ricorda.